dunque la conclusione di un progetto che vede spalleggiarsi Tecneco e Acham in favore dell'ambiente con un messaggio di importante sensibilizzazione verso il futuro. È stato affermato come i bambini di oggi possano riuscire in un compito che noi adulti invece non abbiamo ritenuto essere così importante, ovvero sia quello dell'ecosostenibilità. Come si configura appunto l'attività odierna? Buongiorno, l'attività odierna è la prosecuzione di un progetto che parte da circa 2 anni fa, che è iniziato con il liceo scientifico. Il progetto prevede ancora delle attività finalizzate alla riduzione dei rifiuti, perché non basta solo raccogliere o riciclarli, in realtà bisognerebbe cercare di produrne di meno, produrre meno rifiuti in generale, meno spreco in generale, e soprattutto evitare l'uso sconsiderato della plastica, soprattutto quella delle bottigline, dell'acqua e delle altre bevande. Quindi questo percorso di regalare alle scuole, ma come sensibilizzazione, queste bottigliette per l'utilizzo dell'acqua, che in realtà che il materiale è un triton, lo stesso dei biberon, serve per utilizzare la nostra buona acqua dell'acquedotto ed evitare quello che noi adulti, come ho detto prima, abbiamo fatto questo scempio nel corso degli ultimi decenni, di questa diffusione sconsiderata dell'uso e getta, quindi di cambiare un percorso del riuso e di una migliore attenzione all'ambiente in generale, e con il recupero dei rifiuti come fanno le nostre due aziende, perché Acham di fatto è una società del gruppo Tecneco, perché Tecneco detiene il 49% della proprietà di Acham, è proprio finalizzata alla riduzione del rifiuto, cioè non basta più riciclarlo, ma bisogna veramente produrne meno, quindi produrre meno rifiuto, meno impatto ambientale e mantenere un po' più le risorse. Grazie.